Ci vediamo sabato in live per seguire l'Italia tutti insieme. Quindi, oltre a voi ci sarà pure Ambra in live, quindi sarà particolare. Oltre a voi, grazie, vengo dopo tutti. Se questo video supererà 100.000 mi piace, facciamo la stessa cosa, ma con le mogli. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shusha, sono mia moglie Ambra. Ciao. Questo video l'ha proposto lei. Durante una live se ne è uscita con: ma perché non facciamo lo bombi o lo passi, ma con gli europei? In realtà io avevo detto con la formazione italiana, però Mike non lo so che... Vabbè dai, vabbè, non lo so, inclusivi, fanno una squadra di bellocci da proporre a mia moglie. Oh ragazzi, mi ha presa male, ho detto ma perché? E quindi ho pensato, se questo video supererà 100.000 mi piace, facciamo la stessa cosa ma con le mogli dei calciatori, lo faccio io. No, facciamo la stessa cosa squadra per squadra. Vabbè amica, con certo, con l'Italia e con chi va andrà avanti. Cioè sì, e che fai tutto tu? Certo, il video l'ho proposto. Posso io, il video è il mio, me la suono e me la canto, voglio dire. Vabbè, io la butto lì, ragazzi. 100.000 mi piace, le mogli. Quindi sono 11 o no? È la squadra un po' di più. Un po' di più? Un po' di più è preoccupante, eh. Oh, è zitta. Quindi, ragazzi, oggi andiamo a unire uno dei format più famosi di YouTube Italia. E anche più beceri. Beh, veramente becerissimo. Che è lo bombi lo passi, per chi non sapeva, chi ha dormito sotto un sasso fino adesso. Sandra, rivedere. Cioè, non è che te lo possiamo sta spiegando. Allora, Ambra, ci vuoi spiegare che in cosa consiste il format? Complicato da spiegare. Praticamente io vedrò la foto di un tizio e dirò: ah sì, me lo bombo, no me lo passo se fa schifo, sostanzialmente, se non mi piace. Quindi te lo bombi se ti piace. Me lo bombo ma in modo simpatico, eh. Io non me bombo nessuno, nemmeno mio marito, e questo lo può confermare. Purtroppo è vero. Quindi arriviamo a 100.000 mi piace, almeno mi rifaccio un po' la voglia. Voglio dire una cosa, tu fai le live fino alle 2 o 3 di notte e poi che ti aspetti? Bello mio, devi fare delle scelte nella vita e tu hai scelto Twitch. Quindi ragazzi, questo è, però lo faremo con i calciatori. Quindi io sono andato a scegliere un po' di giocatori tra i più belli e i più iconici di questo Euro 2020. Proponiamolo ad Ambra. Però vi ricordiamo, prima di iniziare, ci vediamo sabato in live per seguire l'Italia tutti insieme. Quindi oltre a voi ci sarà pure Ambra in live, quindi sarà particolare. Oltre a voi, grazie, vengo dopo tutti. Però ragazzi, io sono preoccupata perché nel primo lo bombio lo passi, cioè Mike c'ha dei gusti strani, mi mette gente che non mi piace. Io ho gusti strani, scusa, a me che mi frega. Passati tutti, tranne Ian Someloder, tutti l'avrei passati. E poi bombo se fa per ridere, sì, ma cioè una cosa così goliardica. È goliardico, ragazzi, è così per ridere. È vero che ormai è una MILF, ma la maggior parte dei giocatori sono pure più giovani di te. Quindi ragazzi, iniziamo. Allora Ambra, io ho scelto 11 giocatori più qualche extra. Però partiamo dal portiere. E il portiere è lui. Lo sapevo, lo sapevo. Perché lo sapevi? Perché ragazzi, se ci seguite da tanto tempo, saprete che Ambra ha un'attrazione particolare per questi ragazzi ariani, eh? Ah, questo sì è vero. Questa cosa è vera, ma non per questa persona qua. Questa è a favore della comunità LGBT+. Ma per carità, un bravissimo ragazzo, però mi sta sulle palle. Lo sa mezzo mondo. E siccome io questa cosa la sottolineo ogni volta che gioca, nel senso che secondo me è una persona che ha un disturbo narcisistico. What the importante, ecco, un narciso importante. Allora, secondo Federico mi piace questo. Conosco tre giocatori in croce dei Ronaldo, Noie. E già che lo conosci, è uno dei tre che lo... No, no, raga, allora, bombi o passo? E Messi, passo. Raga, allora, già avete capito che... No, non è falso, non mi piace. Ambra, 200.000 mi piace, facciamo lo bombi o passi con la macchina dell'Alabama di Barbara D'Urso. Sì, dai. Devo dire la verità, la macchina della verità. Guarda, vi giuro, ragazzi, che vergognoso, è scandaloso. Scandaloso. No, passo. Cioè sì, mi piacciono i biondini slavatini, ma passo. Potevi mettere una squadra di svedesi, una squadra di... la Danimarca, per esempio. La Norvegia non c'è una squadra di calcio. Se ti piacciono i biondini slavatini, andiamo in difesa. Ci spostiamo dalla Germania, andiamo in Olanda. Paese famoso per... Per tanta roba. Per i funghetti. Che funghetti? I tulipani. I tulipani. Per i tulipani. E in Olanda gioca lui, De Ligt. Ma non mi piace sta gente. Ma lo sai che non so tipi miei questi? Allora chi è il tipo tuo? Cioè Neuer ti piace? No, lo so, io
speravo di conoscerli tramite questo video. Allora, ragazzo prestante, biondino, slavatino. Sembra pure in ma questa... Ma sai della squadra della Norvegia? C'è una Norvegia? Ma la Norvegia, non sta agli europei uno. Ma poi, cioè, ma saranno... Danesi ci stanno. Vabbè, mo te trovo un danese. Ma tanto tu dimmi questo qua. No, non mi piace. Mi ricordano quelli che avevano fatto lo scambio culturale con noi. Ma che cazzo era lo di? Piccoletto. Questo porco da un armadio. Quanti anni ha? Questo c'ha 22/23. Quindi gli vuoi essere madre, Ambra. Gli vuoi essere madre. Giovane, giù. Ma lo sai che cos'è che non mi guarda? Quella bocca sottile così. Preferisco le labbra carnose. Lui sa che c'ha del bello ciccione. Lo dico. È il portafoglio. Allora lo... Allora bombo. Quindi niente. Vabbè, sì. Bombibile. Ma come, hai detto non mi piace, fa schifo. E labbra a portafoglio, mo sì, vabbè, bombabbe. No, hai detto se hai soldi. Oh, c'hai i soldi. Sì, dai, che poi scrivono Ambra sta con Mike, solo quei soldi. Raga, io me lo so preso quando era ancora un pezzente. Ti ricordi mica che non ti cambiavi mai le mutande? Ma che ce n'avevi due paia? Oggi Ambra sta un paia, raga. No, dai, basta. Oh, bomberino, basta. Ma che senso? Basta. Vabbè, basta. Saliamo di grado, alziamo la temperatura e andiamo all'inferno. Ma questo chi è? Come si chiama soprattutto? Delict, te l'ho detto all'inizio. Ah, Delict, pensavo che era così, per dire che era di classe, niente. Alziamo un po' la temperatura e andiamo all'inferno. Chi c'è all'inferno? Lucifer, bombo. Bombo. Ma che te bombe. Sì. Ah, mi piacciono i biondini slavatini. Tranne Tomellis. Però Lucifer, vabbè. Biondino slavatino, ma piccolo diavolo. Griezmann. No, raga, ma chi è sta gente? Dai, mo Griezmann, c'è pure un po'. È pure un po'. Cioè, praticamente androgeno. Ma hai trovato una foto con lui con la maglietta del pigiama. No. Praticamente, sì, perché c'è la maglietta del pigiama. No, non so loro. Appena vedranno. Uscito dalla doccia. No, oh. lui c'ha i capelli così. Così. Effetto bagnato, un po' anni 2000. Punto. No, no. Vabbè, oh, dai, mo gli vedi un bel ragazzo. Begli occhi, bellissimi occhi, ma no, non mi piace. Comunque, raga, non si può fare sto video con lei. Fatemelo con me, con le mogli, dico tutto bombo. Poi litigo con mezza serie A, però almeno ho messo un po' di pepe. Vabbè, insomma, sto crismaccio. No, non lo passo. Dai. No, non vabbè. Mi piace, dai, Madonna, sudaticcio. Sì, è sudaticcio. Ragazzi, passiamo alla nostra nazionale. Stai molto attenta, scegli bene le tue prossime parole, ok? Perché il prossimo viene da casa noia, lo chef. Dai, lo chef è lui, non l'avevo mai visto. Ma come non l'hai mai visto? Sono tre partite che gioca. Cioè, siamo andati pure. L'abbiamo infamato sì, tutto il primo tempo allo stadio. No, no, scherzo, ma chef. Sei il nostro Beniamino. Ma queste foto sono scattate subito dopo che hanno giocato e quindi sono sudati. No, mo aspetta, mo per fate fare una foto per la Bombino Passi, se fanno una doccia, se mettiano e te mandano un selfie. Guarda, scusa. Comunque ti dirò, è scuro, quindi non è nel mio target. Ma come scuro? Raga, ma questo. Questa foto è moro. Ma questo l'hanno lavato con la canda G. Oh, senti. Perché in quella foto è moro. No, questa foto no, troppo brutto, no. Cioè, non... nel senso, non è il mio tipo. Comunque io lo vedo scuro. Ah, forse è un po' come te. Io con chi sono stato di 12 anni della mia vita? Io no, con chi sono stato? No, mo te ne vai. Io prendo possesso di sto video. Mi piace solo tu a me. Sì. Vabbè, quindi sto chef Locatelli. Dai, lo questo... passo. Scusa, questo oltre ad averci i sordoni perché gioca a pallone. Fa pure qualche manicaretto, qualche un primo, un secondo. C'è un certo langorino. No, ragazzi, lo passo, dai. Potrebbe essere amico mio. Ma amico tuo, ma che mo rischio la giocata? Cioè, sente bombi questo, vuol dire che ci sta a capi in cazzo. Perché a giocare a pallone non è buono, l'abbiamo capito. A giocare a pallone non è roba sua. No. Però, al mese, tutta tua getti il cavelletto, Federico Bernardeschi. Scusami, però... Oh, è biondo, è slavato. Non è biondo, è tinto. È pure mezzo mariuolo come ti piacciono a te. A me piacciono i mariuoli, ma che dici? Ma poi che vuol dire? Beh, dai, è un po' mara... È un po'... Capito? È un po'... Che vuol dire? Questo se fosse nato a Roma era di Dormarancia. Questo è di Dormarancia, si vede. Si vede. Non lo so, fammi vedere un'altra foto. Cioè, tu mi metti la foto che questo sta a soffrire con la mano sul rene. Cioè, ci sta proprio la colica. Vabbè, ma sono tre partite che lo infamiamo, su. Dai, Federico Bernardeschi. Dai, ti prego, è tremendo, no, non mi piace. Dai, guarda col capelletto quando era più giovane. No, dai, Fede, quando no. era più giovane. Dai, questo è riconosciuto come un bello. Ma almeno bello. Scusa. Ma un bello che non balla. Vabbè, su Ambra, su, dai. È tipo il draft quando li devo scegliere sulla questione bellezza. Guarda, Ambra, lo dico io, lo conosco. Lui è una persona su cui ci puoi contare, perché è uno che spesso si assume il rischio di quello che fa. Scusa, e quindi che rischi corre? È rischio alle giocate. Questo quindi te lo bombi o te lo passi? Passo.
cazzo. Andiamo avanti. Tanto non se ne bomberà manco uno, eh. Ha detto gli piacevano i biondi slavatini e mi è parso che non è vero. Quindi cambiamo tonalità. Passiamo a qualcosa di più scuro. Luca Gone nazionale, Big Rom. Però mi dovete fare sempre fa sta figura. Ora chi mi conosce sa. Che sai, when you try black you never come back. Diciamo così, da attrazione fisica mi attraggono di più gli slavatelli, ecco. Ma non qua. È vero, ti ho fatto vedere 27. Però questo ragazzo c'ha un bel viso, finalmente. Ah ragazzi, aspetta, no, cioè ci sta camminando. Ma non me... Allora, tu fino a un secondo fa, no ma fa schifo, ma che non lo vedi, guarda, non mi piacciono l'arti, eh. Però c'ha un bel viso, mo bombo. Che ne so, mi fate contento, sennò mi dici che non mi bombo nessuno. Dai, lo sai, oh, chi è che partecipa ai draft quando li facciamo tutti qua? Tutti sanno che io non sono amante della cioccolata, purtroppo, a livello così attrattivo. Quindi passo. Ma come hai detto bombo? Ma da bombo. Oh, sentimi, il allora, gioco è facile, devi dire se te lo bombo o se te lo allora, passi. Non è che te lo devi chiamare davvero, allora, per dire. Per farti cioè... contento ti direi lo bombo, però siccome non mi piace ti dico lo passo. Dai, io non ci credo che in tutti gli europei, come fai vedere squadre uno per uno, non c'è sta gente che mi bomberebbe. Morata. No, bombo. Come te lo bombo? Ma è moro. Beh, un bel slavatini, gli metti prima con i capelli marroni e... Sì, però è castano slavato. Sì, dammelo un bombo, Morata. Ragazzo. Tra tutti quelli che mi hai fatto vedere, diciamo è più il mio tipo. Quindi se lo bombiamo, uno so, ne abbiamo trovato uno da bombare. Caruccio, sì. Dai. Ragazzi, adesso vi svelo un segreto. Ambra fa i biondi slavatini perché? Perché subisce il fascino dell'est. Ti piace? È vero. È vero? Quindi, che cosa c'è più? Ah no, dell'est. No, questo non è proprio. Questo non è proprio est. Questo ah, no, è nord est. Oh, nord. Nord mi piace. Ok, nord est. Goran Pandev. Vabbè, ma chi è questo? Dai. Ma questo. Leggendario è... giocatore della Macedonia. Ma io Macedonia, nord no. Intendevo la Danimarca, la Norvegia. Continuo. Questa è la Macedonia del nord. No, non mi piace. Come ti piace? Guardalo bene. Sì, mezzo c'ha, rosso. C'ha il taglio simile al tuo. Torniamo un attimo a casa nostra. Sì, infatti casa nostra non abbiamo visto per niente. Che mi hai messo? Ci ho messo Chiesa Federico. Oh, questo me l'hai detto pure l'altra volta quando è entrato. No, però Chiesa un po' è bombaccia, te giuro. Aspetta, scusa. Se mi dici me lo bombo, io te giuro stacco il video. No, io dico la verità. Non me lo bomberei, passo. Okay, meno male. Oddio, ho sudato un attimo. Scusa, Federico. Io dei maschi non ci capisco niente, però mi sembra che un Locatelli è un po' più bello, Federico Chiesa. Ma se scusa... Ma un Griezmann, scusami, Ma se sarà pappato un po' più de fregna che Federico Chiesa. A questo punto era pure meglio noi, Vabbè, ma passo. Tanto è mentiroso questo video, ragazzi. Ma non è vero. Veniamo a casa nostra, prima di andare ai Big Free. Mimmo. Ah, Mimmo. Ma Mimmo mi pare quello del bar. Sì, vabbè, Mimmo del bar. Mimmo del baretto. Ma guardalo bene, c'ha quell'orecchietta un po' così. Vabbè, quello c'ho pure io. Però cioè, vedi, c'ha la posa un po' spavalda. C'è un bel sorriso questo ragazzo. Sembra simpatico. Simpatico, ma sì, lo passo. Allora, non è il gioco c'è scherzo o lo passo, Lo passo. Dai, inutile, questo video è solo lo passo. Dai, allora andiamo in Inghilterra, Ambra. Fish and chips e Harry Kane. Oh, questo te deve piacere, è biondo, slavatino, fa schifo. Questo è bruttissimo. Te deve piacere. Mi questa... vedere un'altra foto perché questa non, allora, non raga, si vede. Questo fa schifo proprio. Non fa schifo, fa schifo. Ma tu così influenzi le mie scelte. sì. Fa schifo. Sicuro mo dice che sono bomba, sicuro. Allora, influenza tutte le mie scelte, Mike. Certo, sono un influencer. Dai, no, raga, poi lui... passo. Poi lui è un gran porco. Perché? Perché cane. Sì. Porco cane. Allora, raga, per farvi capire, tanto cioè sto adesso solo no. Cristiano Ronaldo, dai, no. Vai, no. Andiamo avanti? Vai, andiamo avanti. Oh, il globo terracqueo se bomberebbe Cristiano Ronaldo. Io mi bomberei Cristiano Ronaldo. Allora bombiamo, se lo so, se lo dobbiamo bombare. A me, ma porco, ma chi te piace? Un calciatore che ti piace. Beh, allora, quando ero piccola, a me mi piaceva Montella. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mbappé ti può piacere? No, fa schifo, te lo dico io. A me, però, scusa. Ah, vabbè, ho capito. No, non va bene, non mi piace questo video. Questo video sei solo tu che dici questo fa schifo, e poi pretendi io ti dico lo bombo. E io devo dire. Mi hai detto, allora, chi si è bombata, Ambra? No, facciamo un resoconto. Chi si è bombata? Solo Morata. Pare normale. Sì, trovavamo altra gente. Ah, mi, ti ho preso gli 11 più buoni dell'Europeo. Non è vero. Euro 2020. I più belli di Euro 2020. Quello era Caruccio. Allora, classifica dei più belli. Cristiano Ronaldo, non se l'è bombato. Manuel Locatelli, non se l'è bombato. Alex Witzel, quello che ti sei visto adesso, non te lo sei bombato. Saulì, questo da Finlandia. Farà il carpentiere, farà questo manco Caruccio. Questo è il mio tipo. Vabbè, sì, è tutto. Sì. Morata, hai detto di sì. Griezmann, hai detto di no. Memphis Depay. Questo è un bel ragazzo, me lo bombo. Finisce il video. No. Olivier Giroud.
Simon Kier. No. Romelu Lukaku, no, al numero uno. C'ha un bel viso, ma tu mi hai... Oretta Berti. Ma bombo. Sono profondamente delusa perché ogni volta che facciamo lo bombio lo passi, io arrivo qua tutta contenta che voglio fare sto video. Tu mi metti gente brutta, mi... Non mi conosci, io poi voglio vedere. Quante squadre sono? Metti, sono 12 squadre. 12 squadre fatte da 11 persone minimo. 11 per 12 fatti i calcoli. Veramente in centinaio più di persone tu mi hai tirato fuori 6 cessi. Mo io dico... Mi ho preso la classifica dei 10 più belli. Ma tu non puoi farla così, li dovevi cercare tu. Se vedi che è una cosa che hai cercato online, la stoppata. Cioè, tu li dovevi scegliere su tua moglie. Mettimi la squadra danese, per favore, un attimo. 5 minutes later. Bello questo. Guarda quest'altro. Beh, questo sì è caruccio. Hai mai detto di no prima? Ah beh, allora la foto era venuto male. Niente, raga, non so fighi i calciatori, mi dispiace. Però ragazzi, se avete mai seguito uno di questi video, sapete che tra noi, tra me e un altro uomo, è aperta una sfida. L'ultimo di questo Bombero Passi versione europeo non è un giocatore, non è neanche un allenatore, ma è un commentatore. Ed è lui. Ed è il Pierluigi Pardo. Passo. Simpaticissimo però. Ed è la mia nemesi, Marchisio. Ma no, ma che è sta foto? Però mi ma non si bomba Marchisio. Finisce il video, no. Basta, finisce il video. Stacca qua. Me lo bombo però. Stacca. Per favore ragazzi, fatemelo fare a me. 100.000 piace. Me no. Le bombo tutte. Tutte, no, pure le più buste di fave. No, Micio, io me bombo solo Micio. Sì.